Ben ritrovati per i video del Galletto, siamo in compagnia di Roberto Fiorillo, preparatore atletico ex Bari, molti lo ricorderanno dei tempi di Fascetti. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi pomeriggio parleremo un po' di Amarcord, un po' di attualità. Partiamo dall'attualità. Ne approfitto del fatto che tu sei un preparatore atletico, si parla tanto della possibilità di tornare in campo. Al di là degli aspetti medici, quali possono essere le difficoltà di tornare effettivamente in campo, se così sarà, anche se sembra difficile, dopo una pausa così lunga? Si dovrà fare una nuova preparazione, tipo quella estiva, ed eventualmente potrebbe incidere sulla preparazione del prossimo campionato? Ma intanto bisognerebbe vedere quali sono le date per sapere con precisione quando partire e quando iniziare il campionato. Stabilito questo, poi si fa una preparazione in funzione della ripartenza del campionato. È ovvio che presumo che professionalità dei miei colleghi preparatori abbiano dato qualche tabella ai calciatori che, pur reclusi tra virgolette in casa da questa forzata situazione, abbiano potuto svolgere qualche minimo di attività aerobica, quantomeno. Quel poco che possono aver fatto in casa può essere comunque sufficiente come base di ripartenza, ciclette, corsetta? Se hanno fatto qualcosa, quantomeno per tenere il tono muscolare, potrebbe essere una ripartenza per quanto riguarda le componenti aerobiche. Più difficile invece per quanto riguarda i parametri di forza, forza esplosiva, credo che ci siano state parecchie difficoltà a poter svolgere un minimo di attività. Comunque è importante sapere, come dicevo prima, quando bisogna avere delle date certe. Leggo che agli inizi di maggio ci potrebbe essere una ripresa finalizzata a un inizio di campionato, una ripresa di campionato meglio per gli inizi di giugno. Quindi diciamo che 4 settimane sono abbastanza congrue per poter... Quindi sarebbe una vera e propria preparazione tipo quella estiva? È un po' meno accentuata, perché magari tutti vorranno una partenza lanciata ed è anche comprensibile, insomma. Questo naturalmente, ammesso che si riprenda, se devo dire la mia, la vedo difficile. Tu personalmente la tua percezione qual è? Anche io penso che sia molto difficile, perché al di là delle precauzioni, degli allenamenti che possono essere fatti per gruppi distanziati, comunque è uno sport di contatto. Quando poi vai a fare delle esercitazioni specifiche, è ovvio che il contatto tra atleti è evidente, quindi penso che sia un po' difficile, un po' forzata, anche se mi rendo conto che comunque dobbiamo uscire da questa situazione di emergenza, voglio dire. Ma se effettivamente... E come rispondo anche all'altra domanda che mi facevi, poniamo il caso che si inizi a giugno, quindi agli inizi di giugno, con una preparazione che potrebbe partire intorno al 4 maggio, è evidente che poi non ci sarà, ci saranno spazi molto ristretti per ripartire per la stagione successiva. Ci sarebbero due preparazioni ravvicinate. Esatto, no, a quel punto non servirebbe fare una seconda preparazione, ma servirebbe fare un mantenimento per avviare la prossima stagione. Poi chi avrà fatto meglio ne gioverà, e chi purtroppo avrà sbagliato sicuramente ne pagherà le conseguenze fra novembre e dicembre. Va bene, mettiamo un po' da parte il coronavirus, anche per pensare ad altro, e facciamo un po' di Amarcord. Tu sei stato il preparatore atletico dell'allenatore più longevo della storia del Bari. Sì. Vorrà dire pur qualcosa. Se quel periodo, ma onestamente, io sono arrivato con Materazzi nel 93-94, l'anno della B, e abbiamo subito vinto dietro alla Fiorentina di Ranieri e di Effenberg e compagnia bella, voglio dire, quindi è stato un bel successo. Bari, siamo arrivati, ricordiamolo, di Bigica, Moruso, Tangorra, esatto, sì, una squadra dove tutti ci davano per spacciati, perché Bigica non giocava
nel Potenza, Moruso non giocava nel Mantova, poi abbiamo preso Ricci che giocava in interregionale, Mangone, Brioschi e compagnia bella. Comunque siamo arrivati secondi dietro alla Fiorentina, abbiamo fatto un ottimo campionato e 5 giornate alla fine eravamo già più o meno in A. Tra l'altro, in maniera del tutto inaspettata, evidentemente. Sì, siamo andati in A, poi l'anno successivo è stato l'anno forse tra i più belli in assoluto, perché abbiamo fatto 6 vittorie fuori casa in Serie A, Padova, se ricordo bene, Reggio Emilia, Brescia, Milano con l'Inter, Milano con Milan e a Roma con la Lazio, quindi è stata una bella soddisfazione. E poi dopodiché, purtroppo l'anno successivo ancora, Materazzi fu esonerato e Regalia e Fascetti vollero che io rimanessi, e diciamo che è arrivato Fascetti che, pur questo è un aneddoto, non voleva che io restassi perché aveva il preparatore personale, giustamente dico, però si impose quel grand'uomo che corrisponde al presidente Vincenzo Matarrese, unitamente a Regalia vollero tenermi, e da lì ripartì con Fascetti e poi mi sono legato a lui e sono stato 10 anni il suo preparatore, diciamo, di fiducia. Ha avuto modo di ricredersi quindi Fascetti, visto che quelli sono stati tra gli anni più belli della storia del Bari, le cose sono andate a lungo molto bene in quel periodo. Quali sono i ricordi più belli di... qualcuno l'hai già ricordato, quello della promozione con Bigica Moruso, e invece riferendosi al periodo Fascetti, qual è stato il periodo più bello, la partita più bella, un episodio particolare? Ma ce ne sono tanti, perché poi è stato, tra l'altro, sommando il periodo di Materazzi e il periodo di Fascetti, quell'anno poi quando fu cambiato, fu sostituito Materazzi a dicembre, credo dagli inizi di dicembre. Scusami, mi vedi? Sì, sì. Dicevo, quando quell'anno retrocedemmo, però poi subito risalimmo in Serie A. E tra le contestazioni generali quell'anno mi ricordo che salimmo in Serie A con Fascetti, e poi abbiamo fatto parecchi anni in Serie A e ci siamo tolte parecchie soddisfazioni, come vincere a Milano con l'Inter, insomma parecchie soddisfazioni con Fascetti. Tu hai allenato tanti calciatori del Bari, molti dei quali rimasti nel cuore dei baresi, ricordiamo anche chi non c'è più, tipo Ingesson, tipo Mancini, tipo Masinga. Pensando a tutti i calciatori che hai allenato, magari anche facendo una osservazione dal punto di vista atletico, qual è stato il più particolare, il più esplosivo, non so, qualcuno con cui hai avuto maggiori soddisfazioni o più difficoltà? Ma diciamo che i parametri di esplosività, se posso ricordare, c'era Di Vaio e Ventola, che erano delle eccellenze, sui primi 30 metri erano esplosivi. Ricordo Tatti, non so se voi lo ricordate, aveva parametri eccezionali sotto questo punto di vista. Poi l'atleta, il primo Negruzzo è stato un ottimo atleta, Ingesson, buon'anima. Lo stesso Masinga prima del gravoso incidente, voglio dire, ce ne sono parecchi, Zambrota, insomma, di persone, di atleti vari ne ha avuti per bene, ne ha avuti parecchi. C'è un aneddoto legato ad un giocatore, qualcosa che ricordi magari con simpatia, qualcuno che magari non era in forma e voleva giocare per forza, qualcosa del genere? Beh, questi un po' tutti, però purtroppo bisognava tenere alta la barra, perché noi come squadra, diciamo, di bassa classifica dovevamo avere qualcosa in più anche sul piano atletico, e quindi bisognava forzare un po' il lavoro. Ma di aneddoti posso ricordarti qualcosa, un episodio particolare di Cassano, per dirti, eravamo in ritiro a Fiuggi, dovevamo affrontare la Fiorentina, la Juventus a Bari, e venivamo da un periodo un po' particolare. In quel periodo mi sembra che ci fu la cessione alla Roma, e ricordo quando arrivò il presidente Matarrese e Regalia in albergo, Cassano, io ero vicino, gli si fece incontro in dialetto perese, si fatte, sì, si acchiate le terrisse, e adesso comprami la Porsche. Questo fu un aneddoto che ricordo molto,
volentieri. Una cassanata, tra virgolette. Una delle tante cassanate, sia pure. Sì, diciamo, sì, tante, vabbè, Antonio era un simpatico, avevo un ottimo rapporto con lui, quindi un ragazzo simpatico a moto, con lui, te l'ho detto, si lavorava bene, almeno fin quando è stato con noi lavorava bene, insomma. Anche Guerrero è un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi, che ha fatto parte della tua gestione. Di cosa ricordi? Sì, di il Nice, come lo chiamavamo, è un ragazzo molto, come dire, molto per bene. Ebbe un inizio difficoltoso e poi, diciamo, esplose. Sì, un inizio difficoltoso perché magari non era abituato ai carichi di lavoro. Io quell'anno forzai molto, il primo ritiro fu abbastanza sostenuto da un punto di vista atletico, quindi con Materazzi facevamo anche 3 allenamenti al giorno, e di lui ricordo che sfinito alla fine degli allenamenti su a Mezzano di Primiero c'era un torrente adiacente alla struttura sportiva che ci ospitava e lui era solito immergersi. Ricordo anche una volta fece un po' una bischerata, nel senso che anziché immergersi fino alle ginocchia come avevamo detto che era giusto fare, lui si fece il bagno e stette 3-4 giorni a letto con febbre altissima. Qual era il segreto di quel Bari Corsaro che ricordiamo fece anche alcuni dispetti all'Inter e andò a vincere a San Siro? Sì, a San Siro noi ci abbiamo vinto con Materazzi 2-1, fece gol Tovalieri e credo Guerrero, e dall'altra parte credo che pareggiò. Andammo sul 2-0 e poi fece col Pandev, ma più volte abbiamo vinto a Milano, lo stesso con Fascetti quando vincemmo con gol di Masinga 1-0, poi rivincemmo 3-2, insomma io da interista presentarmi a San Siro era una cosa bellissima contro l'Inter e poi vincere è stata qualcosa di eccezionale. Che cosa aveva di particolare? Il segreto era, io ricordo un'intervista di Ottavio Bianchi sulla Gazzetta dello Sport Puglia, e in un'intervista disse praticamente uno dei segreti di questo Bari, adesso un po' di, come dire, mi faccio un elogio da solo, era che il Bari correva 3 volte più degli altri. Correva 3 volte più degli altri, ok. Queste furono le definizioni di Ottavio Bianchi quando vincemmo con Materazzi a Milano. Okay. A proposito di Materazzi, in realtà una già l'hai rivelato, un aneddoto, ma no, scusa Materazzi, volevo dire Fascetti. È noto e conosciuto a tutti come un personaggio burbero, non aveva un ottimo rapporto, soprattutto con i giornalisti. Io ricordo anche una piccola litigata con lui quando ero molto giovane, agli inizi della mia carriera da cronista sportivo. Ma era davvero così burbero o magari con le persone con cui lavorava, conosceva meglio, era un altro tipo di persona? No, il mister non è così. Poteva sembrare al di fuori, io ho ancora un eccellente rapporto, ci sentiamo spesso con lui, con la famiglia, siamo rimasti in ottimi rapporti, è tutt'altro che Burbero, è una persona acculturata innanzitutto, è una persona molto sensibile e probabilmente molto timida, e questo fatto di essere timido magari a volte lo fa sembrare tutt'altro, quindi escludo questa possibilità. Per me che l'ho conosciuto bene, posso dire molto molto bene come persona, come professionista, come tutto. Fascetti ha inventato Cassano che era sempre irriverente con tutti nei suoi confronti, com'era? Cassano con il mister, con noi, ha avuto un ottimo rapporto, basti pensare che quando l'abbiamo preso, che lui si allenava con la primavera, aveva un problema di pubalgia e quindi siccome si allenava ai campi Matarrese di fronte all'Hotel Majesty era facile che potesse incorrere in una situazione del genere. Lui ebbe questa problematica e il mister disse portiamolo con noi, seguilo un po' tu, vediamo di recuperarlo. Così fu. Quel periodo lui dovette anche, tra l'altro, visto che doveva stare fermo, approfittarlo, ricordo anche quest'altro particolare, lui era, soffriva un po' di quest'acne abbastanza accentuata, mm-hmm. E doveva fare delle cure particolari anche a base di medicinali abbastanza impegnativi, e approfittammo per unire l'utile al dilettevole.
E poi pian piano cominciò ad allenarsi con noi. Quando venne fuori dalla pubalgia, cominciò ad allenarsi sistematicamente con noi. Quando serviva la primavera andava dall'altra parte. Quando poi ci siamo trovati alle strette, quella famosa partita con l'Inter, quando avevamo, non avevamo punte, il mister decise di puntare su di lui e su Emenaia, con il risultato che sapete. Hai qualche retroscena di quella partita? Tu, quando, per esempio, quando hai saputo che Cassano avrebbe giocato titolare? No, il mister già in settimana fece capire che ci sarebbe stata la possibilità per tutti e due, e quindi erano in campana, anche perché sostanzialmente eravamo a corto di punte, quindi gioco forza. In un modo o nell'altro dovevamo giocare loro, due ragazzini. Fece gol prima in Innaia nel primo tempo e poi Cassano alla fine. Non mi hai risposto alla domanda di prima, però: che rapporto c'era tra Cassano e Fascetti? No, era un rapporto ottimo, un rapporto, quel periodo era un rapporto padre-figlio, cioè lui stravedeva per lui, il mister stravedeva per Antonio, quindi c'era un ottimo rapporto. Pensa che quando io poi ho seguito Fascetti a Como, per dirti, insomma, come gli altri allenatori avessero difficoltà a gestirlo, tipo anche Capello ha avuto qualche difficoltà, e sentivo che ogni tanto si telefonavano con Fascetti per capire un po' come gestirlo al meglio, insomma, questo per dirti come erano le cose. Va bene, in conclusione ti chiedo naturalmente una battuta sul Bari di oggi. Lo segui, che cosa pensi del Bari attuale? Il Bari attuale penso che sia una squadra che sia sprecata per la categoria. Conosco l'allenatore Vincenzo Vivarini, perché io non so se tu hai avuto modo di apprendere che ho conseguito anche il patentino di allenatore di prima categoria, il Master, e l'ho fatto proprio con Vincenzo Vivarini, quando c'era Nesta, c'era Carrera, c'era Semplici, c'era il secondo di De Zerbi, Possanzini, insomma, con Vincenzo abbiamo particolarmente legato. Riguardo al Bari, ritengo che sia una squadra che sia sprecata per la Serie C, e credo che se si dovesse riprendere o meno, comunque il Bari merita la Serie B per quello che ha fatto, e per quello che ha fatto in questo campionato, e credo anche che la Serie B, con le potenzialità di questa società, anche la Serie B sia stretta. Ritengo che il posto che la tifoseria del Bari, la gente di Bari, la città di Bari meriti è la Serie A. Tu attualmente credo che sia fuori dal calcio. Qual è stata la tua ultima esperienza professionale legata al calcio? Ma l'ultima esperienza professionale è stata a Livorno con Mutti 3 anni fa, e dopodiché ho deciso di ritirarmi, comunque di valutare solamente offerte, diciamo, di una certa di un certo impegno. Anche perché dopo 28 anni consecutivi ininterrotti tra Serie A e Serie B, un po' di riposo fa bene. In chiusura non posso non chiederti: sei rimasto tifoso del Bari? Sono rimasto tifoso del Bari, sono molto, molto legato a Bari, perché tra le altre cose la mia vicenda professionale è coincisa, credo, con il momento, con i 10 anni, probabilmente ho fatto 10 anni a Bari, probabilmente con i 10 anni più belli in assoluto della storia calcistica del Bari. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone per bene, con persone eccezionali, in primis il presidente Matarrese, Regalia, il compianto Alberti, Fascetti, Materazzi, Mimmo Pedriello, Catalano, insomma, eravamo un gruppo molto coeso, e secondo me abbiamo fatto veramente, veramente bene. È stato, io sono cerco di venirci, ogni tanto ci capito, e rimango sempre meravigliato della bellezza di questa città, in modo particolare di Bari Vecchia, dove andavo con Cassano spesso, e ci ritorno volentieri, perché è un pezzo della mia storia umana e professionale, credo tra le più belle in assoluto. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie Maurizio, un saluto a tutti i tifosi del Bari e alla città di Bari. Ciao.